120.000 persone hanno visitato a Genova la mostra dedicata a Claude Monet con i capolavori custoditi dal Musée Marmottan di Parigi. Dall'11 febbraio al 22 maggio gli ingressi sono stati costanti, con picchi di 2.000 visitatori al giorno nei fine settimana. La mostra, promossa e organizzata da Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura, Comune di Genova, Regione Liguria e Artemisia, è stata curata da Marianne Mathieu, storica dell'arte e direttrice scientifica dello stesso museo parigino. Il Musée Marmottan Monet, depositario della maggiore collezione al mondo di opere di Claude Monet, ha come principale obiettivo quello di divulgarne la conoscenza in ambito internazionale. La mostra ne ha messo in luce la modernità attraverso la presentazione di 50 dipinti che hanno abbracciato sia il lavoro en plein air che la luce impressionista, Londra e i riflessi cangianti del Tamigi, Giverny e la potenza ispiratrice del suo giardino, soggetto ultimo delle grandi decorazioni. Suddivisa in 7 sezioni, l'esposizione ha introdotto alla scoperta di opere chiave dell'impressionismo e della produzione artistica di Monet sul tema della riflessione della luce e dei suoi mutamenti nell'opera stessa dell'artista. I visitatori, moltissimi italiani ma anche tanti stranieri, hanno potuto ammirare alcune delle punte di diamante della produzione di una vita, in un allestimento che ha saputo porre in equilibrio la finalità divulgativa, affidata agli spazi multimediali e polisensoriali, all'approfondimento della parabola dell'ispirazione artistica del padre dell'impressionismo, che ha trascorso la sua esistenza immerso nei giardini, ultimo quello di Giverny, regalando al mondo il riflesso di quelle ispirazioni che la natura sapeva sollecitare. La cornice delle rinnovate sale del munizioniere di Palazzo Ducale ha racchiuso l'esperienza immersiva dei visitatori in un contesto suggestivo.